Buon pomeriggio a tutti, spero mi sentiate. Grazie per essere insieme a noi oggi, questo pomeriggio. E, prima di tutto ringrazio Volo Online che ci ospita in questo webinar. Ringrazio anche Sandals Resorts e Beaches Resorts che sono con noi oggi nella persona di Paola Preda. Ciao Paola. Ciao, ciao Elisa, ciao a tutti e grazie a Volo Online e grazie al nostro partner eccezionale che è Jamaica Tourist Board. Benvenuti a tutti e lascio la parola adesso a Elisa. Grazie Paola. Oggi andiamo a raccontare Giamaica. Io sono appunto Elisa Eterno, rappresentante per l'Italia Ente Turismo Giamaica. Con questa presentazione che appunto racconterà un po' l'isola e le splendide proprietà del brand rappresentato da Paola per il mercato italiano, vi racconteremo perché Giamaica, tra tante destinazioni dei Caraibi, è la scelta giusta per i vostri clienti. Vi racconteremo un po' meglio appunto come è formata l'isola e quali sono le zone più interessanti e perché da vedere. Se gira la presentazione, sì. Eccoci, Giamaica è un'isola delle Grandi Antille appena sotto Cuba. Questa appunto è la cartina con in evidenza le zone più importanti della nostra isola. Molti di voi probabilmente conosceranno Negril, che è una delle mete preferite dal mercato italiano. Quello che però appunto ci tengo a raccontarvi, vi racconterò in questi minuti che passeremo insieme, è che in realtà Giamaica è un po' un mondo che ha tantissimi miti, tanti aspetti diversi e una ricchezza di territorio, di cultura, anche attraverso la musica, davvero molto ricca. Quindi uno dei nostri suggerimenti, quello che insomma ci piacerebbe che il mercato riuscisse a recepire, è la possibilità di visitare Giamaica non solo stando in un unico posto, come ad esempio appunto le più note zone di Negril o di Montego Bay, ma magari regalarsi l'esperienza di un tour sull'isola che possa andare a toccare diverse zone della Giamaica, per davvero riuscire a capire che cos'è quest'isola e tutta la ricchezza che l'accompagna. Questo percorso che facciamo insieme fa un giro partendo da Kingston, quindi dalla nostra capitale che si trova sulla costa sud, fino ad arrivare a Negril e poi alla South Coast. Quindi guardando la cartina, un giro antiorario, questo tour virtuale che ci porterà alla scoperta della Giamaica. Prima di tutto, come arrivare in Giamaica? Attraverso le principali compagnie aeree. O di linea o charter, può essere Neo su un volo diretto, ma sono molto comodi anche i collegamenti operati dalle principali compagnie aeree statunitense come American Airlines piuttosto che Delta, Air Canada, oppure Condor. La possibilità di utilizzare dei voli di linea che prevedono uno stop negli Stati Uniti o in Canada effettivamente combacia anche bene con la possibilità di scegliere Giamaica come un'estensione mare perfetta dopo un tour degli Stati Uniti o appunto un periodo trascorso in Canada, anche perché l'isola si trova davvero molto vicino agli Stati Uniti o al Canada. Basti pensare che da New York sono necessarie più o meno 3 ore, addirittura da Miami un'ora e mezza, quindi è davvero molto comodo da raggiungere. E sia per il tempo di percorrenza, sia per le ore di volo, ma anche per i frequenti collegamenti che sia dagli Stati Uniti sia dal Canada appunto la collegano facendo arrivare i passeggeri nei due principali aeroporti di partenza, che sono quello di Kingston, che vi menzionavo poco fa, quindi la capitale, e l'aeroporto di Montego Bay, che è un po' la porta d'accesso turistica principale della destinazione. A Montego Bay, fra l'altro, poi Paola ci racconterà più nel dettaglio l'offerta di Sandals, si trovano alcuni dei resort Sandals and Beaches presenti sull'isola, come Negril. Queste due sono le zone principali in cui appunto le proprietà si trovano. Iniziamo quindi questo tour, ma prima qualche informazione specifica, qualche informazione utile. Abbiamo detto della capitale, è necessario ovviamente un passaporto, non serve però il visto per i viaggiatori italiani. La lingua principale parlata è la lingua inglese. Difficilmente sarà possibile trovare qualcuno che parla italiano, se non magari pochi termini come
buongiorno piuttosto che pizza. Quindi anche magari i turisti, i viaggiatori, i vostri clienti che desiderano fare un tour e eventualmente desiderano andare alla scoperta da soli dell'isola, è bene che sappiano che per essere un pochino autonomi è necessario, insomma, almeno i termini fondamentali, l'inglese, saperli. Ci tengo a dare qualche informazione in più rispetto al clima giamaicano. In Giamaica fa caldo tutto l'anno, ovviamente poi le temperature come le condizioni climatiche dipendono anche molto dalla zona in cui ci si trova. Tendenzialmente la zona di Negril è un pochino più secca durante tutto il corso dell'anno, mentre la zona di Kingston, le Blue Mountains, che è questa catena montuosa molto importante che si trova alle spalle della capitale, sono invece le zone più umide. A livello di stagionalità, il nostro inverno, quindi il periodo che va da inizio, metà novembre e fino al termine di marzo, quindi fino a questi giorni, i primi di aprile, è il periodo ideale per visitare la Giamaica. Questo perché è il periodo più secco e quindi anche l'umidità si fa sentire un po' di meno. E poi, man mano, più ci si addentra nella primavera, maggio, giugno, l'umidità inizia a farsi sentire un po' di più. Esiste per tutto l'anno la possibilità che ci siano delle piogge più o meno frequenti, anche se di solito si tratta di temporali di 1 a 2 ore che poi appunto passano e lasciano spazio al caldo sole giamaicano. È vero che nei mesi di settembre-ottobre le precipitazioni sono più abbondanti. Sbagliato identificare questo periodo come il periodo degli uragani, perché fortunatamente da davvero molti molti anni che una tempesta tropicale, un uragano non si abbatte sull'isola di Giamaica, però sicuramente è uno di quei periodi in cui le precipitazioni possono essere più frequenti. Partiamo da Kingston. Kingston è l'occasione, il luogo giusto, insomma, per avere l'occasione per visitare una tipica città, perché si parla proprio di città, è abbastanza grande, Kingston, caraibica, quindi tanto sole, tanti colori, tanta musica, anche un po' di traffico. Uno dei punti da non perdere nel momento in cui si arriva a Kingston è il museo di Bob Marley. Devon House, è un altro di quei luoghi che vale la pena vedere, come per esempio i ghetti di Trench Town recuperati negli ultimi anni e che sono adesso uno di quei luoghi in cui il fermento culturale, musicale e artistico è particolarmente importante. Mi soffermo su Bob Marley, che è sicuramente un idolo, un mito della nostra isola. Bob Marley nasce a Nine Miles, che si trova sulla costa nord, si trasferisce a Kingston insieme alla madre, ancora adolescente, va a vivere in uno dei terribili ghetti di Trench Town. Una volta diventato famoso, il suo produttore gli fa dono di questa casa su Hope Road, che è la strada principale della nuova Kingston. Bob Marley trascorre qua buona parte della sua vita in questa museo, in questa casa, villa, che diventa un museo alla sua morte per volere della moglie Rita. È un luogo abbastanza mistico, si può visitare. Anzi, forse un consiglio che vi do è proprio suggerire ai vostri viaggiatori, ai vostri clienti di visitarlo. È molto bello, molto interessante. Insieme alla storia del musicista, artista, quasi messia giamaicano, racconta anche la storia dell'isola. In un modo molto carino, perché le guide, nel momento in cui accompagnano i piccoli gruppi, che sono da 15-20 persone, oltre a raccontare dell'artista, cantano anche le sue canzoni, quindi capita di ritrovarsi a cantare con loro o appunto riconoscere dischi, suoni, musica che ormai sono entrati nella memoria collettiva di tutti. Da Kingston si può raggiungere la costa nord attraversando le Blue Mountains. Le Blue Mountains sono la catena montuosa più importante di tutti i Caraibi, più grande, più alta. Il clima qua è molto umido. A volte anche freddo, perché di notte effettivamente la temperatura scende di moltissimi gradi. Perché vale la pena vederlo? Prima di tutto perché è una zona molto bella, molto verde, molto selvaggia della Giamaica. Vale la pena visitarla per andare a fare un tour nelle piantagioni di caffè. Pochi sanno che il caffè giamaicano è uno dei più pregiati al mondo, anche abbastanza caro, da noi poco conosciuto.
il 90% della produzione giamaicana finisce in Giappone e viene venduta a prezzi stellari. Esistono anche delle possibilità di alloggio in questa zona, non si tratta di all inclusive, ma di piccoli resort o lodge veramente con poche stanze. Per gli appassionati di trekking è un paradiso, ci sono moltissimi percorsi che possono essere fatti sulle montagne, molto belli, poi scelti a seconda, insomma, della preparazione atletica. Non tutti sono per tutti. Uno dei più belli, io credo che sia quello che parte di notte, all'alba raggiunge il The Peak, quindi il picco della montagna più alta, e se la giornata, se la mattina lo consente, è addirittura possibile vedere entrambe le coste e vedere appunto il sole che sorge dal Mar dei Caraibi per uno spettacolo davvero indimenticabile. Arrivati dall'altra parte, si incontra Porto Antonio. Porto Antonio è una di quelle zone che secondo me sono veramente una perla rara, molto poco conosciuta, perché sono pochissimi gli italiani che si spingono fino a questa zona. È una zona anche in questo caso abbastanza selvaggia, ha conosciuto la prima ondata di turismo giamaicano, ma negli ultimi decenni invece è stata molto poco frequentata. La costa qua è frastagliata, come vedete anche nell'immagine principale. Questa è Frenchman's Cove, che è una piccola spiaggia con un mare splendido, con la giungla che, come vedete, si butta proprio nell'oceano. È una zona appunto molto viva, molto vera, perché è abitata per la maggior parte appunto da autoctoni giamaicani. Qua si incontra la vera cultura giamaicana, i rasta, i barcaioli appunto che ti portano a bordo delle zattere lungo i corsi dei fiumi,